Dall'esperienza di due importanti strutture sanitarie, l'azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e l'azienda ospedaliera universitaria Sant'Orsola Malpighi, è nato nel 2020 la struttura semplice dipartimentale interaziendale di chirurgia metabolica e dell'obesità, altrimenti detta Bologna Bariatric Center. Il nostro lavoro, che si svolge presso le due sedi dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna e dell'ospedale di Bentivoglio, circa 25 km a nord di Bologna, ha come obiettivo il trattamento chirurgico multidisciplinare dell'obesità, come sappiamo in drammatico aumento nella popolazione mondiale, e delle sue complicanze. Il centro opera secondo le linee guida indicate dalla SICOB, Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità, di cui Bologna è un centro accreditato. Il percorso parte generalmente da una prima visita chirurgica presso l'ospedale Sant'Orsola o l'ospedale Maggiore di Bologna, o ancora da una visita endocrinologica. Qualora sussistano i criteri fondamentali per poter pensare a un percorso di chirurgia bariatrica, il paziente viene inviato alla visita multidisciplinare. In tale sede il chirurgo, insieme all'endocrinologo, all'internista, alla dietista e allo psicologo, valutano globalmente il paziente. Vengono valutati in particolare i dati antropometrici, le abitudini alimentari, le comorbidità o le problematiche complicanti l'obesità, come il diabete mellito tipo 2, le patologie cardiovascolari, le patologie articolari, steatoepatiti croniche, pregressi interventi chirurgici ed eventuali disagi psicocomportamentali che possano controindicare o quantomeno richiedere valutazioni specialistiche o trattamenti integrati. Ci prendiamo cura di te. Il team multidisciplinare è il fulcro fondamentale di tutto il percorso bariatrico, che fa sì che il paziente venga trattato in maniera globale e personalizzata, prima, durante e dopo l'intervento. Ci prendiamo cura di voi! Ci prendiamo cura di voi! Terminate le valutazioni e gli esami strumentali, il paziente viene rivalutato collegialmente al fine di sancire l'idoneità definitiva, il tipo di intervento, il timing e la necessità di eventuali protocolli dietetici o terapeutici preoperatori. In casi selezionati, grazie alla collaborazione con il Centro di Malattie del Metabolismo, possono essere indicati ricoveri presso strutture convenzionate di riabilitazione nutrizionale o ancora la partecipazione a trattamenti di gruppo a scopo motivazionale. Tutti i nostri interventi vengono svolti in anestesia generale e, se possibile, in laparoscopia, cioè accedendo all'interno dell'addome mediante piccole incisioni attraverso le quali vengono introdotte una telecamera e gli strumenti di lavoro. Ciò consente una rapida ripresa della mobilizzazione postoperatoria, oltre a ridurre il rischio di formazione di ernie sulla cicatrice chirurgica a distanza dall'intervento. In particolare eseguiamo la sleeve gastrectomy, l'intervento ormai più diffuso a livello mondiale, che consiste nella rimozione di buona parte del volume dello stomaco con conseguente induzione alla sazietà precoce, il bypass gastrico su Ansa-La-Roux, un intervento a funzione mista, che svolge sia funzione di restrizione gastrica che di parziale deviazione del transito intestinale, con conseguente calo di peso e soprattutto importantissimi risultati in termini di risoluzione del diabete mellito tipo 2, e il bypass gastrico a singola anastomosi, o mini bypass gastrico, che prevede, rispetto al normale bypass, un salto d'intestino leggermente più lungo, determinando quindi un malassorbimento, seppur molto contenuto. Noi ci prendiamo cura di voi! Eseguiamo anche interventi di revisione di pregressa chirurgia bariatrica per fallimento o complicanza della stessa. Ci prendiamo cura di voi! Infine, svolgiamo anche trattamenti bariatrici endoscopici, cioè agendo direttamente all'interno dello stomaco in corso di gastroscopia. Ci prendiamo cura di voi! Il ricovero,
in media di 2 giorni, si svolge presso i reparti di degenza degli ospedali di Sant'Orsola e di Bentivoglio. Alla dimissione, tutti i pazienti ricevono adeguate informazioni sul percorso dietetico da intraprendere a casa e sul follow-up clinico e strumentale, generalmente a 1, 3, 6 e 12 mesi dall'intervento e quindi annualmente, di fondamentale importanza per il mantenimento a lungo termine del calo di peso. Se necessario, potrà essere attivato anche un supporto psicologico comportamentale aggiuntivo. Ci prendiamo cura di voi. A distanza dall'intervento, qualora la paziente lo richieda e qualora vengano soddisfatti i criteri indicati dal sistema sanitario, è anche possibile eseguire interventi di rimodellamento cutaneo, grazie alla collaborazione con l'unità operativa di chirurgia plastica. Ci prendiamo cura di voi. L'appartenenza a una struttura a prevalente vocazione scientifica, qual è l'IRCCS del Policlinico di Sant'Orsola, ci stimola alla formazione continua e alla ricerca, ponendo particolare attenzione alla didattica e alla pubblicazione su autorevoli riviste scientifiche. Il nostro centro è inoltre sede dell'Università Alma Mater di Bologna e come tale costituisce fonte di formazione per medici in formazione specialistica. Insomma, tutta la nostra squadra lavora insieme per raggiungere un obiettivo ambizioso, che è quello di sconfiggere l'obesità e soprattutto le sue complicanze. La strada è ancora molto lunga, ma chi si affida al nostro centro sa che potrà contare su una certezza. Ci prendiamo cura di voi.